Nelle puntate precedenti di The Rolling Gamers. Oggi siamo qui con la guida omnicomprensiva di Sante, l'angolo di Sante che ci parlerà di giochi di ruolo. Io sarò qui solo per fare sì con la testa e parlare di quello che non sapevo. Zombicide. Allora, il gioco da tavolo, ci hanno fatto il gioco di ruolo, ha avuto un bel po' di successo. Zombicide Chronicles. Sono usciti tre manuali, se non erro. Qui abbiamo in uscita, in arrivo, il set di dadi e lo starter kit del Perché Game è Masters. difficile giocare senza dadi, quindi. Giustamente. Lo puoi legare al gioco da tavolo. Sì. Che bello, quindi puoi giocarci con la miniaturina nel tuo. Ci sarà anche un PDF gratuito che però è in traduzione. Poi, non voglio dilungarmi troppo perché non la finiamo più, le novità, ovvero i nuovi giochi annunciati. Midgames è finito. Sempre nella mid. Perlomeno negli annunci Sì, negli annunci finito. ci sono le novità, loro l'hanno lasciate per ultimo, eh. Sono le chicche Un queste. paio su pelle. Allora, Electric Bastion è particolarissimo, può veramente piacere o non piacere, anche a livello grafico. A me mi è interessato perché parte da un presupposto molto carino. Allora, diciamo così, l'autore l'ha impostata come una satira sociale moderna contro il capitalismo. E lui è un D20 system, ma tanto più o meno sono tutti quasi un D20 system. In pratica tu hai un debito da assolvere. Hai per la Beh, che precisione tipo bello. 20.000 sterline, cioè hai una grossa somma che devi ridare entro, non mi ricordo se è la giornata o entro la settimana, quindi hai anche un tot di tempo. E tu devi lavorare per. Sì, ma ecco, il lavorare non proprio, perché racimolare quella cifra lì non è facile. E tu crei il tuo personaggio con un sistema di 66, ovvero tiri i dati con questo, con un sistema di 66, e ti esce fuori, lì c'è una colonnina, quindi un po' a livello matematico, ti esce fuori il tuo personaggio. La lore, il background del tuo personaggio è tutto quello che gli è successo prima di questo debito. Quindi tu hai un personaggio che era, ad esempio, un grande presidente, poi crack, ha avuto un debito, adesso è tipo ha perso il lavoro, muove figlia, e lui deve, entro questa settimana, mese, giorno, non ricordo bene, restituire questi soldi. Oppure tu eri un uomo divorziato che a un certo punto ha ritrovato la moglie, magari tirando i dadi esce fuori tutto questo, crack, debito, non vuoi farlo sapere alla moglie perché sennò ti lascia, e tu devi tutto quanto, incontri altre persone, gli altri giocatori, che hanno anche loro il debito e devono restituirlo. Che succede se non paghi? Muori. Quindi è il vostro futuro tirando i dadi. Sì, anche infatti mi ha detto, ah, me la tira via. E quindi ho detto, quello che farà la banca con me, la casa che forse compro. E quindi, no, cioè, insomma, comunque è particolare. Vabbè, in particolare mi interessa più che altro il sistema col D66. Poi c'è tanto sotto, nel senso che Ah, comunque ovviamente sì, io ci ti sarà. sto dicendo solo la punta, la superficie, quella crostina, quella proprio superficiale. È un bel gioco, andate a vederlo, poi anche perché questo molto spesso dipende anche se vi piacciono graficamente, che vi fa rendere molto l'idea. È una società moderna, però naturalmente è un po' alla cyberpunk, nel senso comunque con le macchine futuristiche, è particolare. Open World GDR. Che non vende niente. Come in banca. Poi ce n'è un altro che invece io voglio comprare. Voglio comprare perché è una cafonata. No, però è bello, è Oh, bello. ora, magari ci seguono anche loro. Allora, innanzitutto non so neanche se lo pronuncerò correttamente. Flabbergasted. Sì, Flabbergasted. si vorrebbe dire così. Allora, è un gioco di ruolo ambientato negli anni 20. Che li ricordiamo per gli anni 20? Per niente, che è successo? C'era la prima guerra mondiale negli anni 10, quindi erano gli anni un po' più Quindi belli. 10 dopo l'anno, 10 anni dopo la guerra. È in pratica, La prima guerra. allora, è un gioco ambientato come se fosse una serie TV, una comedy, tra l'altro. Faccio capire, cioè, proprio la giocata, la sessione è un po' tipo WandaVision, le prime puntate. Cioè, ci sono gli sketch. Quindi potete non presentarvi alle prime 5 sessioni e vedere le ultime due. Non intendevo quello, no? Quello che intendevo sì, no, non intendevo quello, intendevo che praticamente, ad esempio, la sessione o la giocata finisce con una battuta. Ah, ok, quello Quello, e poi stile. c'è lo stacco. È una serie TV proprio. È ambientata negli anni 20 ed è carino perché Friends, giocava giochiamo Friends. Friends negli anni 20, noi giochiamo, siamo degli aristocratici. Quindi ognuno di noi c'è tipo, io ho già scelto e faccio la ricca, bionda, quella proprio che c'ha la villona, capito? Che non fa niente perché gli paga tutto il tizio, sì, bravissimo quel Con la faccio. Che pelliccia. magari va a cavallo e se la tira, La pelliccia è il del cavallo. cavallo. E in pratica tu hai. Fa freddo, sto sul cavallo, c'è freddo. Poi
Un pool di D6, qui abbiamo un D6 utilizziamo, quindi proprio semplice. E noi siamo tutti aristocratici, e abbiamo il nostro club, perché non è il club di canoa, il club di golf, ma noi abbiamo il nostro club e competiamo contro gli altri club di questa cittadina, contro gli altri aristocratici, dobbiamo rendere il nostro il più bello, più vissuto, quello più associato. Non è proprio il mio genere, però. No, è molto, capito, cioè è particolare. Però mi sono detto, è una cafonata. No, sta negli anni venti. Da come me lo stai scrivendo, mi sembra molto una cafonata. Però magari è da provare. Poi vedi quello che arriva, perché sta andando in cafonata. Ma è carina, c'ha una grafica, ci sono andato a vedere, è divertente. Ricorda proprio gli anni venti. È carina, ma è diverso. Ricordo vagamente io gli anni venti. Vabbè, ci sta. Guarda che noi siamo negli anni venti. No, siamo negli anni 2000. No, è 20. 2022. Sì, però sono i nostri nuovi 20. I nostri nuovi anni 20. Sì, negli anni 20 dopo la guerra c'era gente che faceva i video sui giochi di ruolo. Rimasti gli anni 1820. Esatto. Abbiamo chiuso il cerchio. Vabbè. E dicevano anche loro che il 1820. La cavolata. Poi abbiamo, forse lo compro, Sauro sicuramente già detto che lo compra, Neverland. Allora, questo lo riassocio alla 5.0. quello lì è per la 5.0 ed come lo dice anche il nome Neverland, è visto che non c'è in italiano, in pratica è un manuale con non solo Peter Pan ma con tutte le fiabe, quindi abbiamo le classi, ad esempio la fata, proprio la fata stile quella di Peter Pan. Bello, mi piace, io sono interessato perché il boss finale è Trilli. Mi stavo su cazzo Trilli, potete giocare qualsiasi cosa. Se potete giocare così, sono classe, razze, una grafica particolare, anche il manuale è particolare, verde, molto bello, lo aprite, i disegni sono appunto, ricordo, non sono tanto disegnani, però sono fiabeschi, e l'ambientazione è l'isola che non c'è, e c'è il covo dei pirati, e c'è il covo della strega, piccoli degli indiani, tutte queste cose, ma non è so, c'è anche la roccia lì, poi casca il bambino, il leone muore. Wendy c'è? Nera. Wendy c'è? Piace Wendy a te. Wendy dovrebbe essere. Ma vabbè, mo sarà passata. Vabbè, Wendy. Ma se è sull'isola non cresce. Beh, lei però torna indietro. E quindi è Peter che rimane. È vero, poi dopo c'è Robbie Williams. Sì. Poi ritorna deve rimparare tutto. Come in tutti i sequel dei GDR. Perché se noi stiamo rovinando come questo video. Comunque, poi c'è Seven Sea Kitai. Seven Sea sono due continenti, probabilmente secondo me ne tre, perché secondo me metteranno pure quello dell'America. Il principale ambientato in Europa. Seven Sea, gioco di ruolo ambientato, ambientazione marina, poi pirati, eccetera. Questo è Kitai. Kitai appunto, quindi abbiamo il galeone con i samurai. Esatto. Brutto detto così. Poi vai. One More Quest. Arriva in Italia. Uomo questo, tradotto. E finalmente arriva tradotto perché a Modena era presente in lingua inglese, chi voleva poteva fare delle one shot. E alcuni dei Rolling hanno fatto una one shot. E è molto molto divertente, soprattutto è divertente il sistema di combattimento. Perché si piazza una plancia che è praticamente un bersaglio. È ripreso da un gioco da tavolo, infatti, Dungeon Fighter. È molto molto gioco da tavolo, più che GDR si fanno molte cazzate, quello sì. Si presta molto all'essere cazzari. E per poter colpire, per decretare se il tiro ha colpito oppure no, bisogna proprio lanciare con un gesto atletico, con una... se non sbaglio con una piroetta, se non mi sbaglio può anche cambiare, cioè a volte una piroetta dipende forse dalla difficoltà di quello che si cerca di fare, e dove andrà a finire il dado nel bersaglio decreta se l'azione è andata a buon fine oppure no. Cannon Folder, un'avventura per troica fatta da degli italiani, carne da macello tradotto in italiano, nuove classi e razze. Atanor è particolarissimo, ricorda graficamente, mi ha ricordato Prometheus, le navi da Astronomus, infatti, ma non ci sono navi astronomi, io vi sto dicendo il disegno cupo. Prometheus Alien. Sì. Alchimisti di ogni tempo, teletrasportati nella terra di Atanor. Quindi abbiamo alchimisti del futuro, ma anche del passato, e voi dovete scoprire questo mondo. Fabula ultima, abbiamo detto, questo grande successo l'anno scorso, probabilmente è il gioco di ruolo che ha avuto più successo l'anno scorso. Abbiamo lo schermo, il quaderno del GM, il layout. Lo schermo lo prenderò, se non c'è questo.
Poi abbiamo l'Atlante High Fantasy, ovvero di favola ultima faranno uscire diversi Atlanti, per così dire, ovvero diversi giochi di espansione del manuale base, in cui introdurranno nuovi personaggi, in questo caso dalla High Fantasy, l'Alto Fantasy, che Fantasy si divide in tre. Ricordiamo che è un miscuglio di... Sì, è ripreso dai Japan RPG, come dicevamo prima, quindi anche la grafica è quella. Molto, per dirvi, qui si può passare da Final Fantasy VII, che è lo steampunk, all'8 che è il fantasy, al 9 che è la fantasy, capito? Sì, un po' come Final Fantasy, appunto. Ogni capitolo è un tipo fantasy. Esatto. E abbiamo tra navi volanti e draghi, appunto, perché è l'alto fantasy. Draghi che guidano navi volanti? Sì, a cavallo. 4 nuove classi. La dancer, il bardo, che poi è stato bellissimo perché lui ha detto: ma noi lo dobbiamo tradurre in italiano, adesso quella casa editrice lì, la Wizard, il bardo lo tradurrà in cantautore, non so se non cantautore, in cantore. In cantore. E lui ha detto: a me il cantore mi fa vomitare, bardo. 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 È giusto, perché cazzo. Il bardo è il bardo. Non mi viene di tradurre in cantautore. Il cantautore era peggio. Quindi dancer, bardo, quindi danzatrice, bardo, il simbolista, sarebbe un po' tipo il runista su D&D, e il comandante. Il comandante, tra l'altro, l'immagine a me mi ha ricordato Saber di Fate Night, che sta lì, bella cazzola, questo lo prenderò. E per finire, perché per finire ci salutiamo, Slice of Life. Slice of Life, un pezzo di torta. È vita, life. Anche negli anime viene sempre vista l'immagine della torta. E, appunto, io ho detto gli anime. È se voi seguite tutti quei anime manga dove in pratica non c'è l'avventura, altro, dove c'è il protagonista di solito che va a scuola, queste cose qui riguardano proprio la vita delle persone trasportate in anime. Beh, hanno deciso di discretamente furore. Hanno deciso di farci il gioco di ruolo. Tipo, vuoi giocare al gioco di ruolo di Rossana? Posso dire che non è che mi interessa più tanto giocare al gioco di ruolo di Rossana. È una cafonata, però come sicure. Diciamo che abbiamo legato di meglio. Cioè, quattro matti. Oppure poi faceva il dolce remino, come era, quello si chiamava. Attacco dei giganti si può fare? No, perché quello lo fanno, non tu devi fare. No, ma la scuola. Ah, normale. Sì, una cosa. Oppure. Sì, non so, mille scie. No, sarebbe una magia. Mille scie. Ollie e Benji. Ollie e Benji. Fai quello. Beyblade? Troppa azione. Troppa azione. Ma è più. Dai, sì. Non ti guardavo. Cioè, c'è un problema di fondo, capito? Mannaggia. Ma come di Kenny? Che cazzo devi fare? Gioco di ruolo. E quindi, no, vabbè, fatti scherzi. Probabilmente comunque se lo fanno è perché il mercato c'è. O comunque perché a livello internazionale il mercato c'è, cioè, qualcuno è piaciuto. E poi io vi ho detto solo questo, ad andare a vedere se vi incuriosisce, a me perché poco mi incuriosisce, ecco. Anche a me. È poco sotto il nostro genere. La lista infinita è finita, paradossalmente. Quindi non era infinita. Non era infinita. Tendenzialmente. O noi l'abbiamo resa finita, questo è da vedere. Quindi ci vediamo al prossimo appuntamento, che sarà, chi prossimo lo sa, anno, prossimo anno, no, dai, speriamo di no. Ma no, vediamo, che magari potrebbero essere gli anni 20 del gli 2300. Anni 20 del 2300. 100, cioè. Oppure io un video ve lo faccio, perché magari dicono: ehi, ma guarda, c'è l'Europa, l'Italia, D&D, magari lì. No, invece non lo so. Quindi per l'angolo di Sante della guida omnicomprensiva ci riaggiorneremo con le uscite di Dungeons and Dragons. Se auguri. No, probabilmente con il resto. Probabilmente con tutto il resto. Mentre per come Rolling ci rivedremo sicuramente in qualche altro video, perché stiamo tornando. Sì, ci proviamo. Non vi promettiamo nulla, che se vi diciamo poi non lo facciamo, ma è un video ogni tanto. Vi siamo invecchiati, siamo cresciuti, le nuove leve, eccole, però comunque non è facile. Vabbè, stava a dire, non è che è un granché. Non è vero, sei stato bravo. C'è anche pure la regia che salutiamo. La regia pure è brava, pure lei. E niente, questo è... Ci vediamo agli eventi, quindi seguiteci sui nostri social. La Rolling Thunder, la Rolling Massimo. È tutto. Andate a provare e a comprare. Ciao!